Buongiorno a tutti da Telepace da Doppia Corsia. Oggi siamo qui in Lessini a Bosco Chiesa Nuova e per una puntata tutta in diretta alle mie spalle i giovani di Impegno Missionario del Comboni, un bel gruppone Roberto che è arrivato qui a piedi. Che abbiamo schiacciato. Vabbè. Ecco, c'è un po' di calore. Che abbiamo schiacciato all'ombra anche perché qui all'ombra si sta un po' più freschi, ma soprattutto perché siamo a Bosco Chiesa Nuova in un giorno di mercato, Marina. Esattamente, in un giorno in cui c'è tanta gente, noi l'abbiamo riempita ulteriormente, però con questi tanti volti, in quanti siete? Cinquantina. Una cinquantina. E soprattutto da tutta Europa, Roberto. Esatto, suor Daniela, vengono questi ragazzi da... Veniamo da diverse parti d'Italia, diverse regioni, ma anche da diversi paesi dell'Europa, dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Polonia e dalla Germania. Allora, padre Lionel è dal Portogallo, allora perché questo pellegrinaggio sulle orme del Comboni? Oh, è magnifico perché così conosciamo meglio Comboni, viviamo quello che lui ha vissuto. Vissuto, insegnato. Vissuto, ecco. No, grazie, il tuo italiano è perfetto. sì. E condividiamo anche tra noi quelle esperienze forti che viviamo di Comboni. Sì, come sta andando? Sto andando benissimo, soprattutto il rincontro con questa chiesa italiana, con dei comboniani italiani, europei in generale. Io vengo dal Messico e condivido con loro i loro sogni e la gioia di essere missionario comboniano. Bello, bello. Non siete qui a caso, giusto? No, non siamo qui a caso. Ognuno di noi ha un sogno e un obiettivo che si porta dentro e che lungo il cammino viene fuori e viene condiviso, perché tutti stiamo raggiungendo una meta comune che ci fa scoprire noi stessi, scoprire l'altro e scoprire anche Gesù. Roberto, insieme, farlo con tante persone è meglio. È molto meglio. Roberto dal Portogallo, passiamo alla Spagna, perché questa ragazza è di Barcellona. Di Barcellona. Buenos días. Molto diverso il clima? Parecido. Sì. Come sta andando? Molto bene, io sono molto contenta di stare qui perché vado a cominciare il postulato con le suore missionarie, con il postulantato. E allora per me è molto significativo questo cammino. Diciamo che Manzoni direbbe che è venuta a lavare i panni in Arno, perché dove la portate adesso questa ragazza, ma dove portate tutti questi ragazzi? Noi porteremo tutti questi giovani e queste giovani adesso alla Contrada Biancari, dove è nata Suor Giuseppa Scandola, una suora missionaria comboniana, nativa di Bosco Chiesa Nuova, di questa contrada, che tra l'altro presto sarà beatificata, quindi la chiesa veronese e la chiesa di Bosco Chiesa Nuova è in festa, perché appunto questo... Sì. Roberto, noi abbiamo un contributo tra pochissimo, ma prima chiedo a padre Davide di venire qui perché... Si è nascosto un po' dietro, Comboni, visto. San Daniele Comboni, coraggiosissimo, andò in Africa, ma mandò in Africa 5 suore all'inizio. Coraggiosissime, donne coraggiosissime. Sì, Comboni ha creduto nella donna, ci ha creduto fino in fondo, le ha portate in Africa e ha visto che la donna in Africa ha una capacità di stare con la gente, di entrare nelle famiglie, che l'uomo in tante parti non riesce, per cui ci ha creduto e lo ha realizzato il suo sogno portando la donna in Africa, aprendola alla missione. E questo nel 1800, ricordiamo, certo. Nell'Africa nera. Certo, sì, proprio nel 1800, quando la donna era rinchiusa spesso nei conventi, oppure non si dava il valore sufficiente, per cui un uomo di grandi aperture.